figuriamoci se ci mettevamo d'accordo tutti. Che è stato un fatto di onestà intellettuale, ragazzi. Cioè, io capisco perfettamente le difficoltà, ma l'unione è diventato il fatto che ognuno fa i propri interessi di comune. Lo spirito iniziale di avere un qualcosa oltre non esiste più. Probabilmente anche per colpa nostra, mia in primis, però io non ritirerò certamente l'ordine del giorno, perché se ripeto, se anche solo il comune di Vignola potrà risparmiare 60.000 euro per questa gestione, io sono perché le risparmi, è chiaro? Perché con questi 60.000 euro forse possiamo fare delle cose. Visto che il servizio, essendo la stessa cooperativa, si presume sia analogo. Non è che da una parte non li trattano male e dall'altra, cioè, si presume sia così, adesso io non sono in grado di dirlo, ma si presume che sia così. Quindi questo ordine del giorno ha due scopi. Uno, di coinvolgere anche i consigli comunali sulle problematiche dell'Unione, perché una delle cose sbagliate è che i problemi dell'Unione non possono essere trattati solo in Unione. I consigli comunali devono in qualche maniera discuterne, perché solo così si arriva ai cittadini. Perché se non facciamo questo, ci si ha raccontate delle balle. È chiaro? Grazie. Ma ti chiedo solo una cosa, esprimi parere favorevole all'emendamento? Sì, con l'ultimo pezzo aggiunto che dice che cerchiamo di tenere i pezzi il più basso possibile, ovviamente. L'ultimo pezzo aggiunto. Allora, poniamo prima in votazione l'emendamento e successivamente il punto... Ah, scusa Nicola, non ti avevo visto la mano. Sì, devo dire che quello che è emerso stasera, che è poi una discussione sull'Unione, è effettivamente pregnante, anche molto corretta, nel senso che tutto quello che è stato rilevato, a partire anche da quello che ha detto il sindaco, lo trovo condivisibile è vero nella sua sostanza, cioè fondamentalmente l'Unione mostra la corda in molte cose. E tuttavia io riteniamo che comunque qualcosa nella direzione di una risoluzione o quantomeno di un'analisi dei problemi si stia provando a fare, si stia facendo. E non torno a citare lo studio di fattibilità che ormai è trito e ritrito, però credo che quantomeno, come ci hai detto, si sia acquisita la consapevolezza delle problematiche che ci sono e della necessità di tentare di superarle. Detto ciò, comunque, io reitero l'invito al consigliere Minozzi a ritirare l'ordine del giorno, ma non perché ce l'ho con lui in particolare, ma semplicemente perché rimaniamo convinti del fatto che lo strumento dell'ordine del giorno presentato nel Consiglio Comunale di Vignola su questo argomento non sia quello appropriato. Perché comunque questo qui è un argomento che compete all'Unione e una mozione di questo genere va ricondotta a nostro giudizio nell'ente competente, che è l'ente Unione. E soprattutto, secondo me, una discussione di questo genere all'interno del Consiglio dell'Unione non può ovviamente che fare bene. E credo, ribadisco quello che ho detto prima, che ci sia un conflitto politico in atto tra i comuni, tra gli enti all'interno della Giunta, che sia necessario tentare di superare questo conflitto per cercare di andare appunto a un avanzamento della situazione attuale, cioè cercare comunque di andare verso questo canile intercomunale, andare verso una gestione condivisa dei servizi, andare verso insomma un'unione più solidale, un'unione che funziona. Ogni volta che si presenta un problema io noto la tendenza a cercare la soluzione svicolando o cercando di eliminare la convenzione, eliminare il servizio, cercare di fare da soli, cercare di isolarsi. Non dico che stia avvenendo così,
così, dico che vedo una tendenza. Per questo motivo, prendendo atto del fatto che il consigliere Minozzi non ha accolto l'invito a ritirare l'ordine del giorno, il Partito Democratico esprimerà voto contrario. Anche Nadia Piseddu chiede la parola per la dichiarazione di voto. Dunque, io volevo solo dire due cose riferendomi al discorso di Nicolò, e volevo dire che innanzitutto trovo coerente il fatto che comunque Minozzi abbia presentato al Consiglio Comunale di Vignola questo ordine del giorno, per il semplice fatto che l'unione, in unione deve essere portata la decisione che prende un Consiglio Comunale, e quindi mi sembra giusto che abbia chiesto appunto il parere di tutti i consiglieri del Comune di Vignola. E inoltre ricordo che l'unione in teoria servirebbe per migliorare i servizi erogati al cittadino, quindi laddove questi servizi erogati hanno un prezzo che effettivamente non è, diciamo, alla stregua di tanti altri comuni che hanno lo stesso servizio, credo che sia giusto comunque prevedere o perlomeno verificare se c'è la possibilità di cambiare. Quindi per questo motivo comunque io voterò parere favorevole. Grazie. Quindi metto ai voti l'emendamento con l'aggiunta che era stata precisata prima. Favorevoli? Astenuti? Contrari? Il gruppo PD. Adesso pongo, quindi, visto che è stato approvato l'emendamento, l'ordine del giorno presentato da Minozzi emendato, ad oggetto gestione in forma associata del canile intercomunale. Favorevoli? Astenuti? Contrari? L'ultima delibera del 2015 è approvata. Invito tutti i consiglieri. A fine consiglio? Sì. Va bene. Volevo invitare tutti i consiglieri a rimanere un attimo, perché c'è qualcuno che ha portato un rifocillo, ha portato panettone, pandoro e spumante per scambiarci gli auguri, quindi invito tutti a rimanere. E poi... No, brevissimamente. Sì, Enrico. Per Mauro, ma poteva intervenire prima, sono stato un po' tardo, effettivamente. Questa questione del canile, tra l'altro, è giustissimo approfondire, perché risulta poco chiara, credo, a chiunque qua dentro. Ah, ma volevi intervenire sul canile? Sì, no, ma sono stato tardo io, non è che... No, si configura molto similmente a quella che abbiamo trattato la volta scorsa sul comitato di qualità architettonica del paesaggio che noi avevamo presentato a Vignola. Ma c'è stato detto, in modo più o meno simile a quello che abbiamo provato a fare noi oggi, che l'ambito ottimale per presentarlo è l'Unione, e quindi ricordo che abbiamo da presentare in modo congiunto all'Unione interrogazioni su canile e comitato di qualità architettonica. Lo faremo, immagino, subito dopo le feste. Noi siamo disponibilissimi a... Scusa, è chiuso, no. Mauro, voi sapete che su quello io ho parlato col capogruppo dicendo tutta la mia disponibilità per presentarlo assieme, quindi